Estatevi al controesodo, meno caos sotto la pioggia, traffico intenso sulle principali strade della Campania. Il maltempo nel pomeriggio condiziona il ritorno dei vacanzieri, ma in tanti continuano a partire, stamane folla gli imbarchi per isole costiera amalfitana. Ischia, monito di Mattarella, ricostruzione sia rapida, messaggio del capo dello Stato a 5 anni dal sisma che devastò i comuni dell'Isola Verde. Ricordare le vittime, il dolore dei familiari, ma accelerare nel percorso di rinascita, ha sottolineato il Presidente della Repubblica. Verso il voto, prime liste, scontro Meloni-Sarracino, presentata la lista Unione Popolare di De Magistris che annuncia raccolte in 10 giorni più di 50.000 firme, un record. La leader della destra contro il candidato PD accusato di aver inneggiato l'Unione Sovietica. Costiera, targhe alterne, multe, nuove polemiche. Sulla statale amalfitana aumentano i controlli e le multe per il nuovo dispositivo di circolazione. Ma l'associazione di B&B regionale non ci sta, Dotto Channel ribadisce, basta soluzioni tampone. Servono strategie più ampie. Scuola, Avellino accelera per la settimana corta, primi sì dei presidi al nuovo calendario scolastico il 6 settembre. Summit in comune con l'assessore Giacobbe, il presidente della provincia, così meno traffico e costi per le scuole, assicura il preside del De Santis, Caterini. Siccità nel Sannio, ma la vendemmia è salva, con l'arrivo delle piogge si recupera la produzione. Il presidente del consorzio tutela vini, Libero Rillo, assicura sarà una vendemmia eccellente per la qualità dell'uva, il settore fondamentale per l'economia del territorio. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con il controesodo, traffico intenso ma senza criticità in questo weekend, e qualche disagio è arrivato anche con il maltempo. Fino alle 22 resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti. Domenica da Bollino Rosso con il primo vero controesodo di questa estate 2022, un rientro caratterizzato anche da un cielo piuttosto scuro e da qualche goccia di pioggia. Qui siamo al casello autostradale di Avellino Est, dove i rientri sono soprattutto dalla Puglia. Ed è stato un rientro da incubo sulla 1 nel tratto tra Caserta e Capua, 3 veicoli coinvolti in un incidente, per fortuna con feriti lievi e 6 chilometri di coda. In mattinata traffico intenso ma scorrevole, senza particolari criticità anche sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, con tanti vacanzieri di rientro dalla Calabria e dal Cilento. Nel pomeriggio traffico rallentato a tratti in direzione nord tra gli svincoli di Ponte Cagnano Nord e Fisciano. Avete trovato traffico? Niente. Siamo partiti presto e non c'è traffico. Lei dove è diretto? Io a Milano. A Milano, quindi viaggio lungo, però un controesodo intelligente. È stato pensato apposta di domenica, purtroppo, perché gli altri giorni ci sono i camion che giustamente devono lavorare. Abbastanza bene, non ci sono grandi rallentamenti per adesso. Lei da dove sta arrivando? Da Lamezia Terme, per Varese. Il traffico molto scorrevole, quindi non ci lamentiamo. Da dove viene lei? Da Capaccio, Pestum. Ed è diretto? Caserta. E vabbè, viaggiare in moto è tutta un'altra cosa. Un po' di gente per strada, però si va. Da dove venite? Calabria. E diretti in Toscana? Toscana. Fine delle ferie devastante. Una cosa assurda, però diciamo che non c'è neanche troppo traffico, poi a viverla con le due ruote è tutto molto più semplice. Hai trovato traffico? Sì, abbastanza, abbastanza. E adesso andiamo nella Divina Costiera. La pioggia nel pomeriggio, nonostante l'assalto dei turisti, ha bloccato tanti appunto bagnanti e tanti altri sono tornati prima. La pioggia che è caduta improvvisamente nel pomeriggio ha guastato i piani di migliaia di vacanzieri. In tanti infatti hanno dovuto anticipare di qualche ora il rientro da mare, proprio a causa del maltempo. Ma l'incertezza del meteo non ha frenato il turismo in Campania, dove si è registrata comunque una nuova domenica da tutto esaurito. Per tanti infatti le vacanze non sono ancora terminate, come si evince anche dalle lunghe code registrate agli imbarchi per le isole e per la costiera amalfitana. Assolutamente sì, le ferie continuano ancora. Da Ascoli Piceno avete scelto la costiera amalfitana? Sì, Positano, poi dopo Positano andiamo a vedere Amalfi, la costiera amalfitana, e poi quando pomeriggio verso le 18 ritorneremo alla base. Sempre in vacanza, noi abitiamo a Salerno, ma andiamo a Positano. Una giornata bellissima, non troppo caldo.
quindi ci divertiamo. Certamente, non si può desistere mai, c'è ancora sempre possibilità di fare una bellissima giornata. E qui poi, dove ci casca bene. A Positano, diciamo che l'estate per noi inizia oggi praticamente. La Campania quindi si conferma tra le regine dell'estate ed i lavoratori del turismo sono convinti che le presenze continueranno ad essere elevate per almeno un altro mese. L'estate è lunga perché già sono anni ormai che l'estate si protrae fino ad ottobre, quindi un controesodo per una parte degli italiani, ma altri ancora devono partire, sono in procinto di partire. Cambiamo argomento, la cronaca: è stato raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi da uno sconosciuto mentre era sotto casa della sua fidanzata. È successo in via Scarpetta la scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli. Ad essere ferito un 25enne, indagano gli agenti della mobile e sul posto sono stati rinvenuti 8 bossoli, secondo una prima ricostruzione. Il giovane era in auto con la fidanzata quando all'improvviso è comparso uno sconosciuto che ha aperto il fuoco. Sono trascorsi 5 anni dal terremoto del 21 agosto 2017 che ha colpito Ischia, in particolare Casamicciola Terme, Forio e Lacquameno. Nella ricorrenza del catastrofico evento voglio ricordare le vittime e con esse il dolore dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che commenta: allo stesso tempo voglio esprimere gratitudine per l'intervento di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Croce Rossa, nonché di quanti si sono prestati a dispiegare il loro impegno solidale nei confronti di chi soffriva in quel momento. È necessario sviluppare un rapido percorso di ricostruzione, continua Mattarella, capace di rimuovere gli effetti nefasti del sisma, avvalendosi del comune impiego delle popolazioni colpite, dell'unione degli sforzi tra cittadini, della collaborazione tra istituzione e società civile. E adesso i numeri del Covid: sono 1.764 i nuovi casi di coronavirus in Campania su 9.425 test, 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, 379 in area medica, nessun morto nelle ultime ore, questo è il dato ovviamente confortante. Intanto per le elezioni del 25 settembre sono 4 le liste presentate finora a Napoli, c'è anche l'Unione Popolare, vediamo. Rush finale per le candidature in Campania, si va definendo il quadro anche se in alcuni casi si preannunciano ore thrilling. Ci sarà l'Unione Popolare di De Magistris che è riuscita a raccogliere le firme per la formazione composta da movimenti di sinistra tra cui DEMA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista e schiererà anche l'ex sindaco di Napoli come capolista nei collegi plurinominali napoletani oltre che all'uninominale Camera. Giochi pressoché fatti nel PD che intanto recupera il napoletano sottosegretario uscente Enzo Amendola come capolista in Basilicata, con il Lucano Speranza per contro candidato in Campania che gli assicura appoggio. E per quanto attiene al PD è polemica con la leader di Fratelli d'Italia Meloni che ripesca un post di Marco Saracino, capolista DEM, inneggiante alla rivoluzione d'ottobre in Russia. Il giovane PD ha disattivato tutti i profili social nel frattempo. E piovono critiche sul PD anche da parte dei mastelliani che attaccano sulle lunghe liste di paracadutati da fuori regione, oltre a Speranza anche la Camusso e Franceschini. Ore thrilling per Forza Italia che per forza di cose dovrà fare i conti con diverse esclusioni, tra questi probabilmente l'uscente Sarro e forse l'ex coordinatore regionale De Siano. E per quanto attiene a Forza Italia, la stima per il leader Berlusconi è costata cara a Claudia Maiolo, candidata del Movimento 5 Stelle in quanto vincitrice delle parlamentarie, ma esclusa per vecchi post manifestamente pro cavaliere. E adesso parliamo del mare che soffre in Campania, il veleno è nella coda, tuffi vietati a Torre del Greco, topi morti che galleggiano nel mare di Nisida, ma non solo. Le immagini che arrivano da Borgo Marinaro di Napoli mostrano una melma e tanti rifiuti a galla. Il consigliere Borrelli chiede subito controlli e multe pesantissime. L'ARPAC boccia il mare di Torre del Greco, più di 5 km di litorale vietato ai tuffi. Amara sorpresa per i titolari degli stabilimenti balneari, compresi tra la zona di Calastro e la parte finale della Litorania, dove ben 4 punti campionati su 5 sono risultati al di sopra dei limiti consentiti.
Bocciature dell'ARPAC anche a Castellammare di Stabia, zona ex cartiera e Torre Annunziata, Lido Azzurro. Una batosta per le attività presenti nelle zone interessate. E non ultimo il problema dei topi che ha colpito Nisida e la costa posillipina, che sono frutto di una mala gestione del ciclo delle acque e di un problema atavico che si ripropone con i temporali, per l'insufficiente depurazione dei reflui urbani piuttosto che per colpa degli scarichi illegali. Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, parla di anni di incuria e di arretratezza per gli impianti. Intanto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, chiede più controlli. Ma i topi sono, di tutte le cose che sono arrivate in acqua, la cosa meno inquinante, perché è un organismo vivente, quindi si decompone e non crea inquinamento, può darci fastidio alla vista, può essere disgustoso, ma a me preoccupa molto di più quello che ha portato giù i topi. Quell'acqua sporca, casomai, dove ci sono agenti inquinanti, dove si è sversato abusivamente. Ogni giorno che noi sporchiamo, insozziamo e devastiamo il nostro territorio, ammazziamo il futuro dei nostri figli. Un giorno spero che qualcuno ci segua in modo più serio, intendo dire la parte maggioritaria della popolazione, perché ad oggi sembra certe volte che veramente siamo dei lupi che ululano alla luna. Intanto oggi nuove immagini shock arrivano da Borgo Marinaro a Napoli, invaso da melma, sporco, rifiuti e degrado. E adesso parliamo del lungomare che resta pedonale a Napoli, parliamo di via Partenope. Il sindaco Manfredi nelle scorse settimane aveva ipotizzato il parziale ritorno dei veicoli sul lungomare di Napoli dopo lo stop imposto da De Magistris, che ne aveva fatto un simbolo di azione di governo. La giunta ha approvato il piano di emergenza e di protezione per la gestione degli eventi all'interno della Galleria della Vittoria. Nel documento a firma degli assessori Cosenza e De Jesu si specifica che il tratto sul lungomare sarà consentito solo in casi eccezionali come la chiusura del tunnel piuttosto che eventi speciali. Intanto giro di vite anche in costiera amalfitana, dove aumentano i controlli ma anche le multe per il dispositivo che prevede di marciare con targhe alterne. Filippo Notari. La settimana di Ferragosto è stata all'insegna dei controlli a tappeto in costiera amalfitana per verificare il rispetto della circolazione a targhe alterne. Nei giorni scorsi soltanto ad Amalfi sono state levate 36 multe in appena 3 ore, ma la task force disposta dai comuni e messa in campo dalle forze dell'ordine non soddisfa l'ABAC, l'associazione di categoria che si occupa dell'ospitalità in Campania. Il traffico di questi giorni in costiera amalfitana dimostra che il provvedimento delle targhe alterne è solo un palliativo o comunque non riesce a garantire quelle che erano i desiderata delle istituzioni quando hanno avviato questa sperimentazione. La Divina, tra l'altro, sta facendo registrare presenze record che proseguiranno almeno per un altro mese. Numeri che, secondo Ingenito, devono invogliare le autorità competenti a studiare una soluzione differente e definitiva per la mobilità in costiera amalfitana. Auspichiamo che sia l'ACAMIR, l'Agenzia Regionale della Mobilità, ad effettuare uno studio trasportistico serio che consenti alla proprietà della strada, l'ANAS, e ai comuni di individuare poi insieme la soluzione migliore in vista anche dei prossimi appuntamenti e di stagioni turistiche che, almeno quelle del 2022, sono davvero molto importanti. Adesso la cronaca, andiamo ad Anacapri, dove una bimba di 15 mesi è finita in ospedale dopo aver bevuto del latte scaduto. La piccina non è grave, la madre ha presentato denuncia contro i titolari del negozio che le hanno venduto la merce avariata. La piccina si è sentita male subito dopo aver bevuto il latte per lo svezzamento. La mamma, che è un giovane avvocato dell'isola, spaventata dal vomito abbondante ed incalzante e dal pianto continuo di sua figlia, ha controllato la bottiglia di latte che aveva acquistato in un supermercato locale e si è accorta che era scaduto da diversi mesi. E adesso ad Avellino parliamo della settimana corta a scuola, concentrare le lezioni nel capoluogo e nei primi 5 giorni della settimana arrivano i primi sì dei presidi summit il 6 settembre per la decisione ufficiale. Settimana corta a scuola ad Avellino, ci siamo. La convocazione per presidi e dirigenti partirà domani dagli uffici di Piazza del Popolo. La riunione è prevista per il 6 settembre. A coordinare l'incontro sarà l'assessore Giuseppe Giacobbe per le primarie, d'intesa con la provincia, con il presidente Rizzieri Buonopane, che invece invierà domani le comunicazioni ai dirigenti di licei e istituti superiori. Primi sì dai presidi irpini, a partire da Pietro Caterini, dirigente del De Santis e del D'Agostino del capoluogo.
Io credo per quanto riguarda la settimana corta sia qualcosa di positivo, sia sotto l'aspetto, diciamo, economico, del risparmio economico, che sotto l'aspetto delle opportunità che si possono creare avendo un giorno a disposizione sia per le famiglie che per i ragazzi. Si può dare l'opportunità alle famiglie di organizzarsi e di fare anche dei fine settimana anche nella provincia di Avellino e quindi favorire le piccole attività turistiche del nostro territorio, delle aree interne anche. E poi c'è il risparmio chiaramente per quanto riguarda una giornata in meno o sui riscaldamenti, e quindi ci può essere anche questo aspetto economico di risparmio. Mi auguro che anche i colleghi la pensino allo stesso modo e quindi questo è quello che io auspico in questo momento. E adesso parliamo del maltempo, che però ha fatto tanto bene per quello che riguarda la vendemmia, una vendemmia che secondo il consorzio, il presidente del consorzio Tutela Vini, Libero Rillo, sarà buona sotto l'auspicio, insomma, che il tempo mantenga. Dopo la siccità ci hanno pensato le piogge dei giorni scorsi a tutelare la vendemmia e così nel Sannio ci si prepara ad un'ottima annata. Il presidente del consorzio di tutela vini, Libero Rillo, infatti conferma come lo scorso anno aspettiamo un'ottima raccolta sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Fino a qualche giorno fa la preoccupazione per la siccità c'era perché non pioveva da troppo tempo, però negli ultimi giorni sono arrivate queste piogge, ci hanno portato beneficio e quindi hanno salvato la vendemmia. Sono arrivate proprio nel momento giusto e quindi la produzione è salva, la qualità era già prevista ed è confermata, quindi penso che avremo una vendemmia buona sotto tutti i punti di vista, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo. Dati dunque che fanno sperare in una vendemmia in linea con quella dello scorso anno. Commetterei per avere una vendemmia simile a quella dell'anno scorso, perché ricordiamolo che è stata una vendemmia eccezionale, soprattutto dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo è stata una buona vendemmia. Risultato importante, ricorda Rillo, per un settore trainante per l'economia del territorio. L'agricoltura è importante per la provincia di Benevento e nel settore agricolo la viticoltura è sicuramente quello più importante e ha segnato l'economia della nostra città. Ma è fondamentale anche perché ricordiamolo che i posti dove c'è una viticoltura di qualità, una viticoltura elevata, tutto quello che c'è intorno è migliorato. Si producono buoni formaggi, si produce un buon olio, ci sono cose belle da vedere. Noi nel Sannio le abbiamo queste cose, quindi dobbiamo solo puntare sempre di più sulla promozione e valorizzazione dei nostri vini per arrivare ad avere ad alzare l'asticella su tutte quelle che sono le nostre produzioni, non solo vitivinicole. Adesso la cronaca, torniamo in Irpinia, dove la comunità di San Mango sul Calore prega per Teodoro Sibilia, che per afferrare un pallone è finito al di fuori del campo di calcetto rotolando in un dirupo, ora è in coma al Moscati. Sibilia era presente nell'impianto sportivo per assistere come spettatore ad un match sportivo. I soccorritori del 118 l'hanno portato subito al Moscati, dove è stato ricoverato dal 16 agosto. Intanto a Napoli si lavora lacrimente per chiudere il cantiere di Montecchia, ultimati gli interventi di messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi più belli della città. Vediamo. È uno dei posti più suggestivi di Napoli, ma per molti è diventato anche il promontorio del degrado. Parliamo del Monte Echia, capace di offrire uno dei panorami più belli e suggestivi della città. Le rampe sono particolarmente fragili e basta poco per provocare un crollo. L'ultimo è avvenuto qualche giorno fa. Due turisti americani, durante una manovra, hanno provocato uno smottamento e l'accesso è stato interdetto. Per consentire a cittadini e vacanzieri di poter usufruire nuovamente del luogo, vanno avanti senza sosta gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Siamo stati contattati dall'amministrazione del Comune di Napoli ed interventi di somma urgenza per eliminare questo pericolo in essere. Abbiamo lavorato tutti il Ferragosto e fra poco ci accingiamo a riaprire. A riattivare tutto come era prima. Era caduto, quella parte del muro era caduto giù, si racconta attraverso un incidente, una macchina facendo la manovra, una macchina con dei turisti, per quello che si dice, io non lo so. Ha dato un urto nel muro, è andato giù il muro. Ma questi 4-5 giorni puntiamo a determinare tutto, la parte interessata a questo tipo di situazione. Il Monte Echia è particolarmente delicato ed anche per questo merita tutta l'attenzione e la cura possibili. Ha bisogno di tanta cura, cura e manutenzione, e ne vale la pena, secondo me.
Proseguono le indagini sull'omicidio di Ciro Palmieri, 43enne, panettiere, massacrato nel Salernitano. Il figlio, 15enne, ascoltato e apparso quasi sollevato ed ha raccontato del carattere violento del padre. Ad 8 Channel parla il presidente del Consiglio Comunale di Giffoni. Più attenzione chiede per le politiche sociali. È apparso quasi sollevato dalla morte del padre, il 15enne che insieme alla mamma Monica Militi e al fratello 20enne è accusato dell'omicidio di Ciro Palmieri, il panettiere massacrato a Giffoni Valle Piana. Il ragazzo, ascoltato dal procuratore minorile, ha raccontato del carattere violento del padre e del contesto familiare nel quale è maturato l'omicidio. Una storia triste e molto complessa, che ha lasciato il segno in tutta la comunità giffonese, come racconta ad 8 Channel il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Bernabò. Il bambino che ha assistito a questa crudeltà è compagno di classe di mio figlio, quindi un episodio che mi ha destato veramente molta impressione, che nasconde sicuramente un disagio che persiste a livello familiare da molto tempo in quel nucleo, disagi che vanno osservati, vanno monitorati attraverso delle politiche sociali molto attente, con meno omertà da parte della gente, partecipazione sicuramente più attiva da parte delle istituzioni, delle politiche sociali. Per Bernabò bisogna mettere in campo azioni concrete affinché si riesca ad intercettare un eventuale disagio all'interno delle famiglie. Istituire il più possibile punti di ascolto, dove così anche in maniera anonima poter denunciare i propri disagi che avvengono nelle famiglie, per poter arginare il più possibile questi fenomeni e riparare ciò che è irriparabile. Da domani intanto partiranno gli interrogatori di garanzia, si inizierà con il 15enne, per poi proseguire con il fratello 18enne e con la madre. E adesso parliamo dell'emergenza sanità, la tempesta perfetta dell'estate, tra ferie, blocchi del turnover e tante emergenze ad Avellino, chiuso il bando dell'ASL e il manager Ferrante parte col riassetto. Vediamo. Arrivano i medici all'ASL di Avellino, si è chiusa una manifestazione di interesse per reclutare quanti più camici bianchi possibile, anche in pensione, da inserire negli organici degli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. I plessi, che proprio in questi giorni sono stati chiamati a uno sforzo ulteriore per supportare l'ospedale Moscati, in grande difficoltà dopo il sovraffollamento registrato al pronto soccorso. E per il presidente dell'Ordine dei Medici Irpini, Francesco Sellitto, il vero problema di queste settimane è legato alla cronica carenza di personale. Buono l'iniziativa dell'ASL di Avellino, che sta cercando di mettere in campo diverse iniziative per il reperimento del personale. Io approvo, piuttosto che, come hanno fatto in Calabria, chiamare, fare accordi con paesi stranieri tipo Cuba, il Libano, o meglio ancora l'Albania, per reperire personale medico, con enormi difficoltà nel linguaggio e quindi nel comprendere le esigenze dei cittadini italiani. Credo che la cosa migliore sia quella di poter riutilizzare i medici in quiescenza, gli infermieri in quiescenza. Naturalmente questo non deve rappresentare una scusa poi per non fare i concorsi, deve essere del tutto provvisorio. Nel frattempo bisogna mettere in campo tutte quelle iniziative concorsuali per poter poi alla fine dare ai giovani medici e ai giovani infermieri le giuste aspettative che meritano. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su 8 Channel TV.